Stefano Romano è nello staff di Blender.it, lui si occupa di Game Engine, quindi quest'altro aspetto nativo di Blender, cioè avere un motore grafico per il game. Lui, insieme a Guglielmo Corbetti, che saluto, si occupa del sito Blender Game Engine Italia, quindi tutti quelli che sono gli aspetti del Game Engine raccontati nel loro sito. Stefano ha accettato diverso tempo addietro di partecipare in Blender Italia, raccontandoci, spiegando a noi e a tutti quanti gli utenti quelli che sono i vari aspetti del Game Engine all'interno di Blender. Avremmo voluto fare di più in tutto questo periodo, però mille cose ci hanno bloccato. Abbiamo parlato di la realizzazione di game, abbiamo parlato di tante cose, di tanti progetti che avremmo voluto avviare per ragioni di tempo, ma per mancanza di tempo, esatto, sono solo stati accantonati. Ne parleremo in futuro di Game Engine e quant'altro. Io adesso lascio la parola a Stefano e ringrazio di aver accettato questa esperienza. Prego. Salve a tutti. Grazie pure ad Alessandro per questa opportunità di far conoscere la community del Game Engine Italia di Blender. Oggi io porto un discorso, più che altro, non nessun esempio esemplificativo del Game Engine. Volevo parlare della community, degli sviluppi del Game Engine in quest'ultimo periodo, dove può arrivare, di cosa può fare il Game Engine se all'interno di una pipeline lavorativa, di un teamwork ben organizzato, e la possibilità di utilizzare la fondazione Blender Italia per progetti a lungo termine, diciamo. La community di Blender Game Engine Italia nasce grazie alla volontà di Paolo Lobello, un utilizzatore di Blender che a scopo puramente accademico ha cominciato ad ispezionare e ad approfondire il Game Engine di Blender, appunto l'internal. Ha creato il gruppo Facebook di Blender Game Engine e ha cominciato a diffondere le sue conoscenze a tutti quanti. Dopodiché ha passato la palla a Guglielmo, che mi ha coinvolto come amministratore attivo, e quindi abbiamo abbracciato questo modo di fare di Paolo, abbiamo continuato a divulgare le nostre conoscenze su questo gruppo del Blender Game Engine in Italia, che al momento è un gruppo distaccato da Blender Italia. Con Blender Game Engine Italia noi possiamo sviluppare contenuti interattivi sviluppati in Blender, con la possibilità di distribuirli poi in modalità standalone. Abbiamo anche creato un sito che attualmente è appoggiato su hosting Altervista, che se possibile vorrei passare come sottodominio di Blender sotto Blender GameEngine.blender.it. Appena abbiamo la possibilità, poi ne discutiamo meglio, e vorrei ampliarlo con i nuovi contenuti che stanno mano a mano sviluppando, i progetti che vengono sviluppati parallelamente al Game Engine, come AppBGA, i ragazzi di Acronia che stanno ampliando le potenzialità del Game Engine, Blend for Web, Armory e quant'altro. Alessandro mi ha chiesto appunto di partecipare attivamente al progetto di Blender Italia e spero vivamente di poter in quest'anno organizzare, anche insieme allo staff di Blender Italia, dei progetti comunitari anche sullo sviluppo di contenuti interattivi, giochi e quant'altro. Come vediamo adesso Blender Game Engine? Il Game Engine di Blender è sempre stato visto come un prodotto di nicchia, non viene utilizzato molto spesso per sviluppare contenuti in Blender, anche perché utilizzo un motore obsoleto come il Blender Internal, che ovviamente non ha la resa di Cycle in quanto illuminazione, volumetriche, shader, materiale e quant'altro, ma bisogna lavorare molto di... non è molto ottimizzato, quindi bisogna lavorare molto di low poly, baking, normali e quant'altro. Attorno al Game Engine appunto sono nati... la comunità sta tenendo viva il Game Engine con il progetto AppBGA Acronia, che ha distaccato il branch perché il Blender Game Engine non era più seguito dalla Blender Foundation, quindi era stato accantonato e trascinato comunque nel pacchetto di Blender, però comunque lo vediamo sempre lì. Allora, i ragazzi di Acronia, di AppBGA, che cosa hanno fatto? Hanno distaccato il branch e hanno ampliato la parte di Game Engine, inserendo
la tessellazione dinamica, quindi una migliore gestione dei vertici, una migliore illuminazione, gestione delle ombre, tutta la parte relativa al game engine è stata migliorata. Con lo sviluppo di EVE come motore di rendering, i ragazzi di UpBG hanno pensato di integrarlo come motore di rendering in tempo reale, appunto per far fronte anche ai vari concorrenti come Unity, Unreal Engine. Blender Game Engine non è paragonabile a questi, però con EVE ci avviciniamo molto alla resa, come potete vedere dalle immagini, le volumetriche in tempo reale e tutto quanto in tempo reale all'interno del Game Engine. Possiamo creare contenuti interattivi, renderizzarli in tempo reale grazie ad EVE. Giocabili, esattamente. Però diciamo parliamo di contenuti, appunto se vogliamo parlare in ambito scolastico, quello che i ragazzi dell'università hanno fatto con Unity avrebbero benissimo potuto svilupparlo con il Game Engine, appunto conoscendone le potenzialità. Diciamo questi tipi di progetti semplici, è possibile sviluppare tutte queste cose. Cioè, noi abbiamo la possibilità di scriptare, come ci ha fatto vedere Alec Mugnozzo, con Python, fare eseguire azioni alla viewport di Blender in tempo reale, compilare tutte queste cose in un unico eseguibile distribuibile poi sul mercato, voglio dire, oppure distribuibile per contenuti. Questa cosa del Game Engine, solo verso i PC. È solo verso PC, appunto per questo sono nate queste attorno al Game Engine che sono Blend for Web che permettono l'esportazione verso WebGL, utilizzano le WebGL per visualizzare i contenuti interattivi all'interno di una pagina web, oppure esiste un altro motore Blender Based che è Armory Engine che utilizza addirittura Cycle. E ha la possibilità anche di esportare verso Android e verso web, oltre questo. Questi sono i progetti Blender Based, che sono Acronia, BGE, che sono diciamo il branch ufficiale di Blender aggiornato alla 2.8 con EVE, Blend for Web che permette l'esportazione dei contenuti del Blender Game Engine verso WebGL, Armory 3D che è un motore sviluppato su base Blender che permette la possibilità di utilizzare il Game Engine con le potenzialità di Cycle. Perché Blender può essere utile per lo sviluppo di contenuti interattivi? Perché mentre se noi sviluppiamo un contenuto in Blender, modelliamo un oggetto, lo texturizziamo, creiamo i materiali, poi lo esportiamo in FBX, dobbiamo riadattarlo per Unreal Engine, per Unity. Questo ci fa perdere un po' più di tempo. In Blender è una pipeline unica, cioè tu crei il contenuto in Blender, il modello, texturizzi, lo animi e poi in Blender Game Engine ha la possibilità di usufruire dello stesso modello in tempo reale e fargli fare qualcosa all'interno dello spazio 3D. Il problema appunto è il tempo. Allora, io utilizzo Blender per hobby, non sono un professionista come lo siete la maggior parte di voi, quindi ho deciso di focalizzarmi sulla parte di programmazione di Blender che è il Game Engine. Se io ho la possibilità di usufruire di un team di sviluppo che ha precise figure per la pipeline lavorativa, ovvero esiste il modellatore, il texturizzatore, l'environment artist, il programmatore di intelligenza artificiale, il programmatore di interfacce, il programmatore di logiche, si può far fronte a dei progetti un po' più complessi rispetto a un mercato dinamico, sempre più dinamico. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui noi abbiamo un team di sviluppo ben organizzato che ci permette di portare un lavoro in Blender avanti dalla A alla Z, quindi dal modello fino all'esportazione finale del prodotto finito, noi abbiamo, a parte che il lavoro è molto più veloce perché ognuno si occupa della propria competenza e poi ognuno può imparare dall'altro, cioè il lavorare con persone che hanno competenze differenti ti permette di apprendere e quindi di crescere molto di più in sostanza.
Per quanto riguarda l'associazione Blender Italia, è importante far nascere dei progetti patrocinati da Blender Italia, in quanto molte persone, molti ragazzi che comunque chiedono consiglio, pensano di saper fare tutto quanto insieme, seppure riescono a dare una forma alle loro idee e a creare un prodotto finito, poi si scontrano con quella che è la realtà italiana che non permette l'accesso a dei fondi agevolati e quindi si trovano con le ali bloccate perché non sanno come recuperare questi fondi. Diciamo che Blender Italia potrebbe fungere in questo caso da publisher, in qualche modo, perché è già comunque una persona giuridica, già partita IVA, quindi già sa come muoversi all'interno del panorama del mercato, poi ha la possibilità di accedere a più fonti, ha già un nome affermato, comunque si avrebbe maggiore visibilità. Quindi questo è quanto. Volevo farvi vedere un breve filmato che utilizza le potenzialità di Eve con il Game Engine. Vedete, questa è una piccola stanza, un ambiente chiuso. Utilizzando il Game Engine faccio muovere la telecamera all'interno dello spazio e vedete come il motore di rendering vi restituisce in tempo reale illuminazione, riflessione, rifrazione. Questo è tutto quanto in Eve sfruttando le logiche del Game Engine. Eve, per chi non lo conosce, il nuovo motore che è stato inserito nella 2.8 di futura insomma, pubblicazione. È possibile vedere già i primi risultati con Eve, poi potete cominciare a scaricare la 2.8 che è tuttora in fase di lavorazione, blender.org, la release, scaricate la 2.8 e potete cominciare a provare il motore di rendering di Eve. Parliamo un attimino di Game Engine. Allora, cosa posso fare con il Game Engine? Con il Game Engine posso chiaramente creare un videogioco. Esistono dei modi per poter blindare, perché sapete, non so se sapete, quello che io creo con Blender, quindi il prodotto finito, chiaramente è di proprietà di chi lo ha creato, d'accordo? Ma essendo stato creato con il motore, con il player, quindi col motore di Blender Player, chiaramente bisogna garantire quelli che sono i criteri dell'open source, ok? Più che altro della licenza. Non è possibile in pratica blindare il player, quindi il player dovrebbe essere distribuito comunque ad ogni modo nella release ufficiale del prodotto finito. E poi lanciando comunque un file sostanzialmente vuoto con all'interno una empty che ha la possibilità poi di caricare tutti i contenuti creati da voi, a quel punto lì avreste comunque un prodotto blindato. Ci sono degli escamotage. Esatto. Non è come? Perdonami, scusa? Usato solo piattaforme. Altre piattaforme tipo? Macintosh, Windows. Il programma di esportazione prevede, in base al sistema operativo che state utilizzando, di compilare l'eseguibile adatto alla piattaforma. Cioè, tipo, se io utilizzo Windows XP, lui compilerà per Windows XP a 32 bit. Se utilizzo Windows 10 a 64, lui compilerà a 64. Se utilizzo Ubuntu, compilerà per Linux. Se utilizzerò Mac, verrà esportato in formato Mac. L'applicazione, chiaramente posso realizzare visite virtuali, posso realizzare contenuti da poter vedere per esempio in una pagina web con Blender for Web o con un altro tipo di esportatore in generale, posso quindi creare una galleria di articoli in 3D da poter vedere, possono essere creati quindi game in senso generale. E insomma tanta roba. Sì. Aggiungere qualcos'altro? No, diciamo che è anche utile in campo applicativo per gli architetti che sono presenti in sala. Come avete visto dal filmato, è possibile anche realizzare delle visite guidate all'interno dell'ambiente 3D.
che avete renderizzato. All'architetto l'onere di arredare, di piazzare le luci come saranno nello stabile reale, quindi quello stabile orientato a nord, la luce di mezzogiorno, quindi tutta una serie di cose che possono essere fatte vedere direttamente, giocate al cliente finale, al cliente, d'accordo? Quindi il cliente magari in tempo reale si è implementato in questo game architettonico, può essere intercambiato in maniera immediata il pavimento, il colore delle pareti. Esattamente. Insomma, quindi tranquillamente. Il campo applicativo è vasto. È vastissimo. È vasto. Chiaramente deve essere applicato, studiato, approfondito. Io ringrazio Stefano Romano, aspetta. Grazie a te, sì. Bene, bravo, bravo.